colpo grosso della Civitanovese che con una doppietta di Galli sbanca il Del Conero di Ancona, aggiudicandosi un derby combattuto dove non sono mancate le emozioni. Vittoria dal sapore storico per i rossoblù di Cornacchini, praticamente quasi perfetti nel non concedere nulla e nel colpire nel momento giusto un Ancona in difficoltà. Sconfitta invece che frena il buon momento dell'Ancona, con la squadra di Favo apparsa un po' in flessione rispetto alle precedenti uscite. Derby vero in campo, gara spigolosa a testimoniarlo i 10 ammoniti decretati dal signor Mantelli di Brescia. Al via Ancona reduce dalla bella vittoria di Termoli e in crescita e in attesa sempre di sapere eventuali penalizzazioni sul caso Bellucci. Civitanovese invece è fermata dal pareggio interno contro il Celano, situazione di classifica non proprio tranquilla per Torta e compagni. Proprio Torta e Nardone gli ex della gara affidata al bresciano Mantelli. Sul fronte tattico ancora di Favo in campo con un camaleontico 4-2-3-1, con Cavallaro ultimo arrivato in casa dorica solo in panca inizialmente, mentre erano indisponibili oltre a Bellucci anche Ingari, Palumbo e Sparvoli. Civitanovese invece in campo abbastanza coperta con un 4-4-1-1 e orfana di Covelli appiedato dal giudice sportivo per 5 turni. Ma vediamo dall'immagine questo derby da sempre interessante. Subito avvio di marca dorica con Artico che al nono prova un tiro dalla distanza che si perde però al lato della porta difesa da Tubaro. Risposta rosso-blu molto timida al 21esimo, Biso servito dalla vista in aria calciava debolmente fra le mani di Darzier. Minuto 24 ancora Ancona pericolosa, conclusione dalla distanza di Borrelli, para Tubaro senza problemi. Al 26esimo a spezzare l'equilibrio è Galli che devia sotto misura una conclusione di Boateng mettendo fuori causa l'estremo Darzier per il vantaggio rosso-blu. Ma nemmeno il tempo di esultare che l'Ancona trovava il pari. Gran tiro di Capitan Ruffini che supera Tubaro per il pari dorico. Tutto da rifare per la Civitanovese. Al 32esimo ancora pericolosa, punizione di Borrelli dai 15 metri circa, palla che accarezzava la traversa. Immediata risposta rosso-blu al 37esimo con la vista che si smarcava in aria ma calciava debolmente con Darzier che parava. Ritorno dell'Ancona al 42esimo, Bricca che però da buona posizione non trova la porta alzando sopra la traversa, sciupando una delle più clamorose occasioni. E come spesso ne capita nel calcio, gol fallito, gol subito e così al 47esimo in pieno recupero Galli trova il raddoppio con un diagonale che non lasciava scampo a Darzier per il nuovo vantaggio della Civitanovese. Si andava nella ripresa con le due squadre che si presentavano con gli stessi effettivi del primo tempo, quindi nessun cambio con la gara che sin dalle prime battute diventava interessante. Favo dopo appena 5 minuti ridisegna l'Ancona a trazione anteriore gettando in campo il neoacquisto Cavallaro e Streccioni per Gramacci e Cossu, mentre sull'altro versante Cornacchini perdeva Biso per infortunio, Tegola non di poco conto vista l'importanza tattica dell'ex Ascoli. Timido il forcing dell'Ancona, si difende e punta tutto sulla ripartenza della Civitanovese. Al 23esimo si rifaviva l'Ancona ma è solo un fuoco di paglia, cross di Cavallaro girata aerea di Borrelli, palla fuori di poco. Poca roba fino al 90esimo, quando la Civitanovese tiene, l'Ancona organizza poco e male il suo gioco. La gara si infiamma solo negli ultimi 7 minuti di recupero, dove l'Ancona cerca il tutto per tutto. Ma non succederà più niente e così la Civitanovese può esultare per una vittoria meritata. Cornacchini Civitanovese è tatticamente perfetta, vittoria importante, la sua squadra non ha praticamente concesso nulla, davvero complimenti. Sì, abbiamo fatto secondo me una gara importante contro una squadra difficile da affrontare, sappiamo che l'Ancona insomma una squadra forte, però abbiamo fatto bene, abbiamo avuto anche altre occasioni per portare a casa un risultato ancora più netto dove su 2 o 3 ripartenze sbagliate abbiamo concesso poco, abbiamo concesso un tiro in porta su un errore nostro dove ho chiesto ad Andrea Gadda di non uscire in quelle circostanze lì perché Mattia quando va fuori ti lascia un po' di spazio per poter entrare alla palla, quindi lui doveva temporeggiare, non doveva intervenire, poi ha fatto un gran gol Ruffini, però insomma voglio dire, mi sembra che il risultato sia un risultato giusto, questo è il mio pensiero. Anche la doppietta dei Galli è importantissima in chiave morale ma soprattutto in chiave anche come attaccante, un giocatore che forse era stato bersagliato un po' troppo dalle critiche. È un giocatore che ha fatto sempre gol, qualche difficoltà l'ha avuta, ma mi sembra che oggi però insomma abbia giocato bene lui, ma abbiamo giocato bene proprio la squadra, anche dietro abbiamo concesso veramente poco. E quindi abbiamo lavorato la squadra, abbiamo ottenuto un risultato molto importante per noi perché eravamo in una situazione di classifica, siamo ancora in una situazione di classifica non bellissima, quindi dobbiamo uscire fuori da questo più presto perché secondo me le possibilità ce le abbiamo.
ce l'abbiamo, se riusciamo a fare dei gol come abbiamo fatto oggi e riusciamo poi a concretizzare quelle due o tre ripartenze, perché abbiamo avuto veramente due o tre ripartenze importanti per andare a farne altre, e dopo se non ci riesci poi la partita è sempre in bilico, perché 2-1 è un risultato che non è, insomma, ti fa star lì fino alla fine, quindi insomma, però siamo stati bravi.